Cari amici, salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Prima di partire con la review di tutti i giocatori che abbiamo testato ieri, oggi ovviamente faremo la review di tre. Vi volevo ringraziare per i voti dati finora nel sondaggio dove potete votare il miglior FIFA e Content Creator dell'anno. E vi ricordo che ci sono altri 2 giorni per votare, vi lascio qui in descrizione il link Twitter per votare. Lo so, Twitter è poco utilizzato, se non avete un account vi va di spendere un minuto, ve ne sono davvero grato, non si vince niente, però sarebbe una soddisfazione personale. Detto ciò, andiamoci a vedere il video dove abbiamo testato 3 dei campioncini usciti ieri. Let's go! Ecco qui, Team Frank. Maron. Milito. Il principe. Si presenti, Milito. Ah no, non si presenta. Ma sì, è uguale, prendete quello che vi pare, dai. Noi prendiamo la D. Eccolo qui, il buon Milito. Maron, cante 5 stelle skills. Lo desideravo da tempo. Vabbè, la devo smettere di fare il pistola, però. Vediamo pure sto The League, che è bello ingombrante, in mezzo al campo. Bel movimento qui di Milito. Milito, Milito, Milito! E la butta dentro il principe! Però fa gasa, Milito, dite quello che volete, per chi ha vissuto l'epoca di quell'Inter. Io non so tifoso dell'Inter, però fa gasare. Allora, io non... Bravo, De Ligt. Oh. Notevole stu De Ligt, non me l'aspettavo. Attenzione, Milito, Milito, lo sprint boost di Milito va via la... Ma... Peccato. Milito, ricordiamo che questo è mancino. È un po'... di difficoltà nel girarsi. Però attenzione, sì, se la mette sul sinistro. Milito, lo sprint boost di Milito. No, sacco di merda. Ma guarda com'è presente in game chi lude League, va. Ancora Milito, 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 i numeri di Milito. Non male. Non male. Il pistolero è un po', dai, ci può stare questo paragone. Mamma mia, Kanté. Bestiale. Vira Kanté con la quinta stella skill. Che meraviglia. Vedi come ci mette il fisico, il principe Milito. La butta dentro, sì. Sì, guarda che scarpetelle l'Adidas che tene. Attenzione. La butta dentro da posizione impossibile. Prima l'ha sbagliato e vabbè, tipico. Ma guarda, stu De Ligt. Sta sempre sulla linea di passaggio. È una cosa incredibile. Brutto errore, ma... Recupera subito De Ligt. Non me l'aspettavo, ma aspettavo un tronco. Invece, guarda che roba. Guarda, guarda. Ma poi è grosso. Ingombrante. Milito, Milito, Milito. Prova nello stretto. Sì, gran numero del principe. E non va. Incredibile il numero di palloni. Lo sprint boost. Boom. Ancora Milito. Prima. Oddio. Milito, Milito, la catosa, Milito. Attenzione, Milito. Sì, Maranno ha vinto il rimpallo. Milito, Milito, Milito si gira. Non se l'aspettava il sinistro. Nessuno va a coprire il sinistro del principe. Attenzione, palla per il Milito. Maranno con Vena. Boom, di controbalzo il combo Vena del principe. La palla per Milito! Maron, che bello posizionamento. Catenemi lì. Amello. Cante.
Allora, continuiamo il test. Ma che forte quel De Ligt. Testare. Maronna, come parte con lo sprint boost Milito, Milito, ricorda molto Suarez. La butta dentro. Cordoba, sì, ma ve lo metto di nuovo DC. Bisogna essere precisissimi quando ci si sprint boost, perché un pizzico di pesantezza la si sente, però. Che posizionamento! Ma guarda Killu De Ligt, come va sempre automaticamente su, incredibile. Milito, Maron, bellissima finta di corpo di Milito, che la butta dentro. Attenzione, Milito all'incrocio. Quindi, recap di tutti questi giocatori che abbiamo provato grazie a Francone. Allora, partiamo da De Ligt. Questo è stato uno dei più sorprendenti che ho provato. Tra l'altro vedo che ha pure un costo molto contenuto, 4-4, alto alto, a cui non avevo fatto caso. E adesso si spiegano tante cose. Ma Yukis sta per tutte parti. Sta veramente per tutte le parti del campo. Alto alto, abbinato a 97 di aggressività, 94 di lettura difensiva, lo rende un giocatore incredibilmente presente in game, difensivamente parlando. Inoltre, pur essendo bello grosso, 1,89 m, con quel 4-4 e con quel 90 di equilibrio, 99 di reattività, si riesce a giostrare molto bene la palla. Poi guardate pure le stats di passaggio. Questo è veramente notevole. È stato probabilmente quello che più mi ha sorpreso di tutti quelli provati finora stasera. È un super CDC. CC, non so se lo trasterei, lo può fare. Però sapete qual è la mia idea di CC. Preferisco poi a quel punto nel rombo, attenzione. Se parliamo di un 4-4-2, ok. Ma se parliamo di rombo, eviterei, metterei più quelli offensivi, no? Comunque, ribadisco, gran body type, full automatico, incredibilmente presente in game, passaggi epici, veramente un gran bel CDC. Come stile intesa ombra per boostargli un po' l'accelerazione, al massimo le stats difensive, e a questo come voto. Aiuto, chi sei un top player? Come CDC gli do un 9 più Kanté, c'è poco da dire su questo Kanté. Ancoretta per lui, diciamo che in questa versione abbiamo le 5 stelle skill, 4 piede debole, alto alto. Non mi pare che le altre versioni di Kanté abbiano alto alto, onestamente. Comunque, questo, come tutti i Kanté, è super presente in game, full automatico, incredibilmente aggressivo, recupera un sacco di pallone senza che manco ve ne accorgiate, fa la fase difensiva per voi. Va utilizzato in un determinato modo, perché comunque non ha il gambone del CDC, quindi lo dovete usare girando 150 volte attorno all'avversario fino a che non gli levate la palla, perché è stragile, è straveloce, però. Questa versione, una volta recuperate palla, non dovete necessariamente scaricarla, perché con la quinta stella skill e con il 4 di piede debole potete tentare la giocata, potete saltare l'uomo, potete sprint boostarvi dato che vola con quell'accelerazione. Insomma, potete fare un botto di cose. Poi c'è pure 92 di finalizzazioni, i passaggi sono epici. Quindi volendo Kist non ha molto senso farlo, ma volendo si potrebbe utilizzare per assurdo anche un po' più avanti del CDC. Può fare tranquillamente CC, può fare tranquillamente. Il COC è un azzardo perché è troppo piccolo secondo me per fare OCOC, però lo può fare. Giocatore senza senso. Gli hanno messo quello che mancava a Kanté, ossia qualche stella skill in più. Aiuto, questo è incredibile. Niente da dire, qua rientriamo nel 10. Non ha difetti questo.
Non ha praticamente difetti, quindi per me questo Kanté voto 10, uno dei più forti centrocampisti difensivi e non solo adesso che possiate avere in questo gioco, anche se il prezzo è assolutamente proibitivo. No. No, Juan, non ho sentito alcuna mancanza dal punto di vista difensivo rispetto al Toti, anche perché, fammi vedere, Spitz c'ha tutti i 99, ok? Però ha medio-alto di work rate. Io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che i centrocampisti più presenti in game sono quelli con alto-alto, quindi diciamo che il 3 4 che ha perso qua e là di intercettazione, comunque è ampiamente coperto da quell'upgrade del work rate. Quindi no, non ho assolutamente sentito differenze difensivamente parlando dal Toti. Allora, parliamo di Milito. Abbiamo sbloccato la versione esterno destro. C'è veramente poca differenza a livello di stats tra le due versioni. A Franco tornava più utile questo esterno destro. Voi sbloccate quello che più vi torna utile a livello di link, ma sono incredibilmente simili. Come si presenta questo Milito? Il discorso vale per entrambe le versioni, ok? Diciamo che la differenza grossa sta nel piede. Questo è mancino e l'altro mi pare che sia destro. È un giocatore da utilizzare un pochettino alla Suarez, no? Ossia, L1, passettini, appena trovate un varco per buttarvici dentro, vi sprint boostate con la corsa e partite a cannone. 97 di accelerazione, 97 di velocità scatto, abbinati a 91 di forza e tutto quel controllo palla lo rendono un giocatore molto ignorante, no? Per tirare dritto per dritto con gli sprint boost. Quel 99 di finalizzazione abbinata a 98 di potenza tiro quando calciate col sinistro è una sentenza incredibile. Quello che mi ha impressionato un botto è il posizionamento di questa carta. Sapete che in mezzo a tutta sta CPU si fa fatica a trovare spazi. Lui vi facilita molto il tutto perché da solo si va a smarcare e si isola spesso dalla CPU avversaria per ricevere palle e per poi calciare easy in porta. È un giocatore for fun perché purtroppo non ha la quinta stella skill. Di sti tempi un 4-4 è molto difficile da far performare, soprattutto contro avversari che se la cavicchiano a difendere. Lo consiglio ai fanboy di Milito, oppure a chi vuole divertirsi, perché è un giocatore che nel momento in cui beccate uno un po' più forte ve lo chiude senza grossi problemi. Perché, diciamo, se fa fatica a saltare l'uomo se non a suon di sprint boost oppure facendolo isolare al centro dell'area di rigore. Come stile intesa gli abbiamo applicato un motore, stesso discorso vale anche per l'altra versione di Milito, se vi volete sbloccare quello COC. Per me va utilizzato attaccante e basta, non vi fate venire in mente di fargli fare il COC, né tantomeno l'esterno. Come voto comunque gli do un 8, però ribadisco, non lo consiglio perché mi pare che costi 350-400 mila crediti, però for fun assolutamente sì, io infatti sono riuscito a fargli fare un bel po' di gol. Detto ciò, io ringrazio nuovamente Francone per averci fatto provare tutti questi campioncini. Adesso vado da Junkie a Scuola Foot Universe a provare gli altri. Grazie a tutti per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Alla prossima.